Missione compiuta, salvezza per l'Avellino, ce l'ha fatta. Ha ereditato una squadra in grande difficoltà, ma l'ha portata a tagliare lo striscione del traguardo. Assolutamente sì. Io mi ricordo la prima intervista che ho fatto qui a Avellino. Dicevo che ero convinto che la squadra si potesse salvare, non pensavo fosse così complicato sinceramente salvarmi l'ultima giornata, però l'importante è centrare l'obiettivo. La fiducia nasce anche da come si allena la squadra, dal gruppo, dallo spirito. Abbiamo avuto degli alti e bassi, avevamo anche un calendario un po' tortuoso, però va bene così, insomma l'importante è centrare l'obiettivo e siamo tutti contenti. Per la prima volta sono andato sotto la curva e quindi meritava questo grande applauso anche per loro, soprattutto in considerazione che non siamo partiti bene e anche quando abbiamo subito ci hanno sempre dato una grande spinta, ci hanno sempre incitato, quindi un grazie soprattutto anche a loro. Allora andiamo ad analizzare la partita, un po' di paura, il gol di Signori lo ha messo, ma l'Avellino è stato bravo a rimanere in partita, è rientrato nel secondo tempo con il giusto piglio, un buon possesso palla, costantemente nella metà campo della Ternana, non è riuscito a chiudere la partita ma contava il risultato finale e Castaldo e Ardemagni, i protagonisti, aveva pronosticato il gol salvezza, le giocate decisive di Ardemagni per questa permanenza in categoria, lo ha coccolato, lo ha gradualmente recuperato e le firme arrivano proprio dagli attaccanti, Castaldo che le ha sempre dato tutto, Ardemagni dal quale è riuscito gradualmente a tirare fuori il meglio. Sì, sono contento anche per Matteo perché Castaldo poi si è confermato il grande giocatore, quindi che l'Avellino per salvarsi aveva bisogno del suo leader, il suo leader importante, visto che avevamo perso anche D'Angelo. E per Matteo sono contento perché lo vedevo una volontà ferrea, una volontà di ribaltare una situazione negativa, bisognava solamente dargli fiducia e stasera l'ultima partita me l'ha ripagata, sono contento per lui, però i grandi meriti non sono miei, sono suoi perché ci ha sempre creduto, forse il merito mio è di avergli dato fiducia. Riavvolgiamo il nastro, dopo la sconfitta interna col Cittadella viene ai nostri microfoni e dice non è finita, possiamo salvarci, manteniamo la calma, quello è stato lo snodo cruciale secondo lei per poi raccogliere questi 7 punti nelle ultime 3 partite, qual è stato il momento più critico però quando invece ha capito che questa squadra poteva farcela, ha avuto sempre fiducia fin da quando ha deciso di accogliere e raccogliere questa sfida? Sì. Credo che la partita, lo snodo principale sia stato proprio Cittadella e terminata la partita sentivo ancora la necessità, l'urgenza, il bisogno proprio di esternarlo questo, coinvolgendo la squadra e valutando in profondità soprattutto la partita che sarà fatta. E il risultato era negativo, molto negativo soprattutto nella parte finale, però c'era tanto, tanto del buono. E su questo buono noi ci abbiamo lavorato giorno per giorno nel quotidiano e siamo stati ripagati. A volte su un'idea, su un qualcosa ti devi aggrappare. E noi ci siamo aggrappati non a un'idea ma a qualcosa di concreto che c'era, che la squadra seguiva, la squadra voleva. Ho dei riferimenti importanti nello spogliatoio che hanno carattere e personalità. Non sempre riescono a esternarla sul campo, però quando hanno qualcosa dentro... Forse il compito dell'allenatore poi riuscirà a farle tirare fuori queste cose, queste emozioni positive. Il suo lavoro visto dall'esterno, umiltà, concetti semplici ma non banali, ha detto sono andato sotto la curva per la prima volta e davvero ci ha sorpresi per l'entusiasmo con cui ha festeggiato, la piazza invoca a gran voce la sua conferma. L'argomento futuro l'abbiamo già toccato in maniera reiterata ma questa sera a giochi fatti ci può dire qualcosa di più perché davvero è un plebiscito che invoca la sua riconferma. Sì, però cosa vi posso dire stasera? Che adesso io mi prendo una pausa di un paio di giorni e non voglio neanche sentire parlare di calcio, tra virgolette, perché ho bisogno di staccare, ho bisogno proprio di rifiatare e pensare ad altre cose. Ho sempre fatto così, terminato un obiettivo, poi io ho bisogno, la necessità proprio di staccare e di rilassarmi, avere un attimino, disintossicarmi. Ho questa urgenza. Poi ci sarà modo, visto che la prossima settimana sono tutta la settimana a Avellino, ci sarà modo anche di incontrare, di parlare con la società. Io ascolto tutti, dirò la mia, perché a volte qua penso che, come quest'anno, si pensa molto alla squadra, quello che sarà la squadra il prossimo anno, sembra che sia un'urgenza, secondo me non credo che sia un'urgenza già parlare di giocatori o
Io credo che sia importante creare delle basi solide per lavorare bene, questo deve fare la società, riorganizzarsi in questo modo. Se si fa questo poi si può anche costruire qualcosa, però è come costruire una casa partendo dal tetto. Se tu non hai le basi, una struttura per poter lavorare bene, perché errori quest'anno ne abbiamo fatti tanti, mi ci metto anch'io, anche negli ultimi due mesi, tra carenze e infortuni, e quindi bisogna risolvere queste problematiche, poi ci sarà anche la squadra da fare, però sono tutti discorsi che prematuri, però la prossima settimana forse ci troveremo, parleremo, se no va bene così. Avellino ha sempre avuto un grande ricordo e lotterò per sempre. Sonia, allora passiamo l'auricolare a mister Foscarini, andiamo pure con le domande da studio. Prego mister, prego Sonia. Sì, allora mister, complimenti per l'obiettivo salvezza, parole sante le sue, veramente non c'è nulla da aggiungere sul suo futuro, sul futuro dell'Avellino, perché è stato chiarissimo e mi trova perfettamente d'accordo, insomma, bisogna prima gettare le basi e poi pensare al resto. Una curiosità, io l'ho ascoltata in trasmissione a 0825 da Angelo Giuliani, lei lo aveva detto, non sarebbe stata semplice questa partita, ma sinceramente, no? Perché lei si vede che è uno schietto, cosa ha pensato sull'1-0 della Ternana? Sono stato solamente male, cioè, mi sentivo morire, perché poi ti crolla il mondo addosso e quindi non eravamo forse preparati a questo, eravamo preparati a una partita di sofferenza, eravamo preparati a una partita che forse non riuscivamo a sbloccarla subito all'inizio e quindi bisognava perseverare, avevo usato queste parole, dare continuità e insistere nel secondo tempo. Non avevo pronosticato un gol subito, però poi anche la forza della squadra di non mollare, stare in partita, essere in partita, e questo la squadra l'ha fatto, per poi ecco, trovare la zampata giusta con Matteo e poi con Castaldo nella parte finale del primo tempo. La cosa importante è che quando cadi ti sai subito rialzare, così è stato fortunatamente, però non è stato un bel sentimento in quel momento là, un bel stato d'animo. Lei che ha tanta esperienza, ultima domanda, poi do a te la parola a Luca, in un campionato lungo come la Serie B, ecco, in queste partite chiave che segnano la salvezza o anche l'accesso in Serie A, che segneranno i play-off o anche i play-out, quanto conta avere giocatori, al di là del merito sempre di tutte le componenti, quanto conta avere giocatori di esperienza, giocatori che magari per un lungo periodo ecco, danno poco, ma che in queste partite determinanti, vuoi per personalità, vuoi per esperienza, ti risolvono le partite, vedi Ardemagni, vedi Castaldo. Quanto contano in una squadra questi elementi, laddove per carità bisogna dare anche spazio ai giovani? Assolutamente sì, io credo che queste partite calde, tra virgolette, hai bisogno di questi riferimenti che possono essere a volte in forma o non essere in forma, ma sono giocatori che hanno un spessore di personalità elevato, per cui io mi affido soprattutto a questi giocatori, perché la palla scotta, perché in questi momenti le cose sono due, o gestisci o ti fai giocare la palla, e quindi in certi momenti soffri. Questi giocatori riescono a essere lucidi, questi giocatori riescono nei momenti difficili, e così è stato stasera, a trascinarti verso un episodio positivo. Solo questi giocatori che hanno carisma, che hanno carattere e hanno personalità ti possono tirar fuori da situazioni negative come è stato stasera, e quindi è anche normale questo, e la fortuna che io ce li ho. Una domanda da parte mia, complimenti per la salvezza, ha fatto un grande, grande lavoro. Abbiamo visto oggi, proprio stasera in Serie B, il Novara perde in casa e retrocede, il Parma vince e va in Serie A e il Frosinone pareggia in casa. Un campionato difficilissimo fino alla fine, dimostrato il gol della Ternana, addirittura in vantaggio contro l'Avellino, quindi nessuno regala niente. La mia domanda è questa, mister. Lei è uno specialista nelle salvezze. Forse questa salvezza con l'Avellino è stata una salvezza forse la più sofferta, è d'accordo? Yeah.
Ma tutte le salvezze sono sofferte sinceramente, quindi io ho detto che questa è la più bella, la più importante, perché probabilmente è anche l'ultima, e quindi l'ultima è quella che ti lascia un'emozione forte. Poi le mie salvezze le ho fatte a Vercelli, le ho fatte a Cittadella, in piccole piazze. Farlo a Avellino ha un sapore diverso perché è tutto ingigantito, e quindi anche l'emozione è un attimino più grande, per cui la metto davanti a tutti perché è anche l'ultima. Bene Marco, per noi va bene. Sì, un'ultimissima la faccio io, c'era il presidente Taccone, se avete avuto modo di confrontarvi, insomma di salutarvi, se le ha fatto le congratulazioni. Sì, velocemente, perché stavo venendo qua in sala stampa, per cui ci siamo salutati, abbracciati, quindi era contentissimo e ci mancherebbe.